E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo episodio del vlog generico, perché ovviamente siamo su Euro Truck Simulator e non su Farming Simulator, ma anche perché è stato scelto, diciamo, visto che è uno dei vantaggi degli abbonati, è stato scelto Euro Truck Simulator come base per il vlog, e quindi in sostanza sono qua ed ho creato un contenuto appunto su Euro Truck Simulator, e per farvi vedere qualcosa di particolare ho scelto praticamente un'ultima mod che è uscita, che si trova sul forum di Euro Truck Simulator, e vi lascio ovviamente il link in descrizione, un Fiat 210. Vediamo brevemente, ho fatto un mini time lapse, ho, come dire, velocizzato, diciamo, e le configurazioni per vederle tutte, che poi come al solito se uno è interessato al mezzo lo prende e le guarda e spulcia ogni singola cosa, altrimenti se non è interessato, insomma, comunque vede l'80-90% di quello che, diciamo, ecco, propone il mezzo. Poi facciamo una breve guida in strada, ma vi anticipo che non è che sia molto convinto e soddisfatto, però comunque lo compro, lo metto nella flotta, ho 4 dipendenti, quindi diciamo, ecco, che a uno di essi arriverà questo. E per accontentarvi, comunque restare in ambito italiano, vado a farmi un giro col vecchio Fiat che mi era stato passato e che abbiamo visto un video mesi e mesi fa. Ma iniziamo appunto con le domande, o meglio, sì, le domande, ma anche le risposte che mi avete mandato voi da Instagram. Inizio con Eric Rodaro, che mi chiede appunto: Nico, best mappa ever FS22. Allora, vabbè, sarà banale e scontato dire la mappa Italia, ma facciamo un passo indietro, perché comunque, dai, è già nota ed era già la best ever del 19, quindi diciamo solo per, come dire, una scusa per tirarla giù dal primo posto, altrimenti sarebbe sempre la prima e vincerebbe a mani basse. Direi la Land of Italy, anche se è ancora da uscire, o comunque un paio di mappe, e come al solito non è un caso, non lo dico perché le porto io, ma quelle che porto ovviamente sono quelle che sono convinto che siano già belle, quindi la Galgenberg per terre, sandali con i calzini, ma anche la Zio Cho per terre Est Europa, quindi non ce n'è una best ever, però insomma fra quelle che, ripeto, porto e ci sto su a abbastanza, ecco, fra quelle direi che possiamo trovare una risposta. Matti spazio basso FS con 2A e 3 mi chiede: preferisci l'MB Track o il Fiat 1300 DT? Questa è una bella domanda, nel senso che li adoro entrambi come mod, però sapete che il mio cuore è tutto, cioè inutile l'MB Track, voglio dire, ce l'ho anche nel logo del canale, cosa vi aspettate? Voglio dire, è per forza di cose quello, senza ombra di dubbio. Quindi come mod, ripeto, entrambe, perché sto bene con entrambe, però se dovessi veramente scegliere uno dei due, assolutamente l'MB Track, magari 1800 o 1600 o 1800 anche intercooler con il caricatore frontale però posto dietro. Fabio, che è il buon caro Fabio, quello degli emoji con sandali e calzini, mi ha chiesto ovviamente, e ognuno può chiedermelo ovviamente, però magari scrivetemelo nel box, grazie, piuttosto fate due box, mi ha detto solo il nome, non citare il cognome, però è quel Fabio lì. Fa, nella Zio Cho ci sta bene un Deutz? Direi sì, perché no, nel senso non è che non lo vedrei male, però se nella mia serie probabilmente non lo vedrete, perché tanto se devo farvi vedere Deutz in ordine ve li mostrerò sicuramente in Galgenberg, perché no anche nella mappa Italia se proprio, però sarebbe uno spreco vedere un Deutz nella Zio Cho con tutti i mezzi che devo mostrare, quindi insomma diciamo di no, ecco. Il caro Aldo Girardi 72 che mi chiede: marca di camion che preferisci di più? Beh, sinceramente anche lì non è che, come dire, sì, ho le mie passioni di marche, però come al solito mi piacciono più o meno tutti, e più che altro mi piacciono anche lì, come nei trattori, le serie un po' vecchie. Dopo, ovvio, sarà banale e scontato, vi dico sicuramente Mercedes, la Schwere Klasse, quegli anni 90, fine anni 90, insomma un poco prima che uscisse l'Actros, per capirci. Dopo non ho mai disdegnato nemmeno Scania, sinceramente.
anche se con l'andare del tempo, insomma, ho un po' ritirato indietro. E poi una piccola notizia, come dire, anche i camion che all'epoca mi sembravano troppo moderni, visti 20-25 anni dopo, vedi appunto esempio l'Actros, insomma inizia a piacermi ora, ecco, quindi probabilmente deve esserci sempre questa fase di transizione. Poi Michele Bonassi 07, il Mickey Fiat, che mi chiede: bello il pazzo del paese, ovviamente in riferimento all'episodio El Mat del paese sulla serie N13. Fa: secondo te, quando avrò fatto la cascina e altre cose, mi faresti la presentazione? Sta lavorando lui su Blender, ha praticamente una cascina, sì, appunto, super grande, anche interessante a vederla sulla carta. Secondo me merita, caro Michele, adesso dopo non lo so in game, quindi perché no, ti direi anche sì, vediamo quando sarà ora, e non è un problema, voglio dire, come al solito anche lì, ragazzi, a me sta bene, anzi sono giusto contento, diciamo, di darvi una mano, come dire, di mostrare anche le vostre cose, ovviamente se sono valide, se meritano tutto quanto, vedremo al momento, perché casi... Pure è successo, mi ha detto: fammi la presentazione di questa mod. Mi sembra brutto dire di no. Ho guardata, avevo già capito che non era chissà cosa, ma dico: dai, che ci proviamo. Poi ho messo su l'operaio per fare il video e sta mod andava in giro in cerchio, insomma, ne aveva di tutti i colori. Tanto per dirne una, ovviamente non dico né la mod né gli autori, ci mancherebbe, o autore, non mi ricordo adesso. Però capite che non è che qualsiasi cosa, che non vorrei adesso che passasse l'effetto che ognuno fa un qualsiasi cosa, il Nico per forza deve presentarlo e magari poi, come dire, offendersi se non lo fa. Bisogna capire che sia anche una cosa valida, insomma, che ci siano degli standard. Quindi dirti di no subito no, dirti di sì va bene, però appunto vedremo, insomma, ci mancherebbe. E spero, insomma, si sia capito tutto quello che ho in testa io, come al solito. Il caro FS Spazio Basso AgroPix, che è il mio spacciatore di meme, diciamo, fa: qual è il tuo camion preferito, motrice o telaio unico? Poi riporterai la serie Contest? Allora, bel discorso camion, eccetera, più o meno dai la stessa domanda un po' di prima, anche se in realtà prima era più rivolta a la marca, in questo caso come camion. A me sicuramente piacciono le motrici che siano tre assi, quelle già due così stradali non è che mi piacciono tanto, mi piacciono tre assi, specialmente se sono ovviamente da cava. Non disdegno cabine doppie anche da cava, che tanto non è che ci sia urgenza o bisogno di, in quel caso lì, teoricamente dover dormire in cabina, perché non è che si fanno lunghi tratti, in più le pause sono rispettate anche probabilmente da orari consoni. Ovviamente le cabine, quei lettini le hanno chi fa tratte lunghe, che deve per forza fermarsi per legge, ma anche ovviamente anche quando è stanco. Quindi sicuramente i trattori stradali non li disdegno. Poi ci deve essere un camion che non sia trattore stradale, tre o quattro assi piacciono tutti, insomma, e tre assi sicuramente più maneggevole, in quattro assi è un po' più strano, però oramai si vedono quasi più i quattro assi che i tre assi, ecco. Tornando invece al discorso, riporterai la serie Contest, ovviamente immagino ti riferisca alla serie Screenshot Contest. C'è stato un problema grosso con, diciamo, il fatto di, ne avevo già parlato mi pare, di come venivano raccolte le foto, tutto quanto, quindi veramente un grosso problema, è stato un grosso problema eventualmente riproporlo. Però non è detto che se si riesce a sistemare il tutto in un futuro possa ritornare, però piuttosto che promettervelo e dopo non arrivare, preferisco farvi la sorpresa che arrivo e, come dire, e vi ritrovate la novità sul canale, ecco. Poi, visto che il vlog è generico, mi sarebbe anche piaciuto farlo proprio solo a tema musica, ma oramai Instagram non mi lascia più mettere quel bel box con consigliami un brano, allora bisogna, come dire, che mi mandiate eventualmente appunto un brano da YouTube e vederlo, però diventa lunga, perché insomma un conto era il box già pronto e fatto che bastava far play e ascoltare 30 secondi di brano, un conto è uscire dall'applicazione e ascoltare il brano, rientrare, insomma un po' un casotto. Però ovviamente io non vi ho detto non mandatemi brani, c'era vlog generico, quindi ha fatto bene FS Spazio Basso AgroPix eccetera mandarmeli. E dico subito, mi ha chiesto: cosa ne pensi di questi brani? C'è Pressure, Alexo Remix di Nadia Ali, Star Killers e Alex Kenji, penso sia la pronuncia. Dico sì, allora non è il mio genere, non starei lì ad ascoltarlo, però sinceramente non mi dispiace. Dico anche questo,
magari non succederà mai, però tanto sto provando. Ho cercato qualche app anche per tablet, insomma, per creare brani da mettere sotto appunto ai video o alle presentazioni o a quelle preview, anche un brano che durasse 2 minuti, e ho cercato di farmeli alcuni. Insomma, ovviamente sono delle app che semplificano la vita, perché ovviamente non sono né musicista a sto livello, né DJ, né nulla, però sono app che possono aiutare, insomma, a mettere sotto una base di batteria, di basso, entrare col rullante, col charleston, e far la parte di intro, la parte centrale, la parte di uscita, insomma, c'è qualcosa. Ovviamente so di musica, non è che non so nulla, però ripeto, sono app che comunque aiutano, e diciamo che un genere così non mi dispiacerebbe, ecco, per qualche brano, cioè qualche brano, sì, per avere qualche brano, per creare qualche brano così da buttare sotto a, appunto, a preview, eccetera, o come base di sottofondo per video e live. Quindi del primo ti dico sì, poi ovviamente adesso vado a vedere anche il secondo. E il secondo invece è già molto molto più noto anche al Nico, magari non ve lo aspettereste, o non so, non ve lo aspettavate. AVC Levels, bel brano, devo dire, ce l'ho più che presente, quindi questo ti dico anche sì, lo ascolto volentieri. Se l'altro ti dico sì, dai, appunto, magari sembrava appunto più da fondo di un video musicale, questo invece lo si ascolta volentieri, no, non è un problema, insomma. Quindi ripeto, non è il mio genere, ma non per questo c'è un problema ad ascoltarlo, insomma, ecco. Quindi approvato e mi fa piacere. Poi c'è Xtractor 4000 che fa MB Track o lo Steyr della Entrentin. Allora, anche qua è un po' una domanda trabocchetto, nel senso, no dai, scherzo, è un po' una domanda particolare, che è, entrambi insomma sono due bei trattori. Beh, ovvio l'MB Track lo sapete già, lo adoro, l'ho detto prima, quindi quello è già assodato. Anche lo Steyr lo adoro, sono contento che sia arrivato come mod, cioè come mod, che si sia ufficialmente in Farming 22, insomma, mod così vintage, old timer, eccetera, quindi ci sta tantissimo. Però anche lì, ovvio che se devo sempre scegliere, io arriverò sempre su MB Track, sarà banale, sarà scontato, però sono fatto così, cosa volete che vi dica. Lo Steyr, tanta roba, perché merita davvero tanto, e quindi sicuramente è una moda da, cioè, ripeto, continuo a dire una moda anche se è già in gioco, però è per intendere un modello, ecco, del gioco da tenere in straconsiderazione, quindi è sicuramente eccezionale. L'MB Track su serie Entrentin penso non lo vedrete mai, è più facile che magari lo si vedrà in un'altra serie, ma per un altro motivo, anche se in parte vi avevo già detto, ma vi lascio con questo, un beneficio del dubbio, insomma, ecco. E giunti a questo punto, cari miei ragazzi, non ci resta appunto oramai che parcheggiare in mezzo. Fiat, vi ricordo, vi ho detto che ci doveva essere su qualche forum, però questo nello specifico me l'ha passato il caro Davide, che era un abbonato e me l'aveva un po' sistemato, mi fa, se ti fa piacere, e era nella Power Logistic, lo è ancora probabilmente, spero stia guardando il video almeno, e quindi vabbè, ce l'avevo lì nella cartella mod, e dico, facciamo un favore a questi ragazzi, non gli mostro questa volta il mio Mercedes, che ho già girato parecchia Europa con quello, dico, e ho iniziato con un Fiat, non ero convinto di proseguire, e quindi appunto eccomi comunque qua con un altro Fiat. Detto questo, appunto, spero il vlog vi sia piaciuto. Come al solito sapete che può essere che ogni tanto su Instagram vi mando un box a cui mandare delle domande, e se volete mandare brani musicali ben venga, se volete fare domande ovviamente ben venga, ve lo chiedo io. E sappiate appunto che poi c'è sempre un video, in questo caso è stato scelto dagli abbonati, su dove appunto risponderò a queste domande. Quindi aspettatemene degli altri, o eventualmente appunto domande, sono disponibile anche in live quando mi trovate, eventualmente la sera, oppure appunto se proprio sono cose urgenti anche via Instagram, sapete che rispondo alle domande, insomma, ecco, sperando che non siano cose magari dette e ridette milioni di volte, perché insomma altrimenti, come dire, diventa un po' lunga e pesante. Ma vabbè, arrivati a questo punto abbiamo anche concluso appunto il carico su Eurotrack. Io vi saluto e vi ringrazio, ovviamente iscrivetevi per restare aggiornati,
E se potete aiutate il Nico e il canale con un semplice abbonamento, è facilissimo sia abbonarsi che eventualmente anche disabbonarsi senza nessun problema. I livelli sono tanti, i vantaggi ancora di più. Detto questo vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fei bravi e ci vediamo presto, prestissimo in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!